stabilimento che abbiamo visto crescere negli scorsi 10 anni in giro da un bel po' e sta facendo un ottimo lavoro sia per noi che per la Peugeot Citroën, quindi è diventata la fonte di una conoscenza tecnica che ci dà la possibilità di esportare il prodotto anche al di fuori. Lo stabilimento che abbiamo aperto a Saltillo in Messico sta usando in effetti molto del know-how che è stato stabilito qua e loro producono ancora dei componenti per tutta la produzione nordamericana e sudamericana, quindi un grande stabilimento. Oggi Letta ha meno problemi di Obama. Questo è un parallelo che non posso valutare, so benissimo che quello che è successo ieri è estremamente importante, ha dato un senso di stabilità a questo paese di cui ha assolutamente bisogno, quindi io sono estremamente contento che siamo arrivati a questa soluzione qui e che il paese ha finalmente la possibilità di andare avanti e di gestire il futuro in una maniera nazionale. Are you worried about the US shutdown? No, by the way, I think you have to be very, very careful about. I'm not trying to minimize the problem. I think it exists, but it does tell you very clearly how the US operates. I mean, there's a very brutal system of conflict resolution. Are you still in talks with Viva or not at the moment? What does it have to do with Obama? No. It's another question. Comincia a parlare, eh? We're still having chats, but I mean, you know, there's nothing. I don't have a deal, if that's what you're asking. But you're getting closer or not? Sì, ma ovviamente, perché siamo nel processo di andare avanti con l'IPO, quindi il dialogo deve continuare per forza, non è che possa essere interrotto. Ma vi siete avvicinati? Io a lei o noi Viva? No, lei a Viva. Io più vicino di questo con lei non posso stare. Sì, No, non credo. Sì, può darsi, in testa loro. L'IPO io sto dove sto. Non vi avvicina? L'ipotesi IPO? No, ovviamente è una delle cose che spero che verrà fuori in una maniera molto chiara, esattamente come i mercati valutano la Chrysler, che è l'unico punto di riferimento che è vero, il resto è quello che parliamo. Questo si può capire anche prima dell'IPO. Beh, c'è un processo piuttosto chiaro siccome arrivare all'IPO, quindi questo stabilirà, metterà dei paletti che possono essere riconosciuti da entrambi le parti. E con l'IPO si è avvicinato un po'? Ma credo che siano stati risolti tutti i problemi, hanno la rappresentanza degli stabilimenti, non credo che ci siano altre cose da discutere con loro. C'è un contratto che abbiamo firmato con gli altri sindacati, che loro sono più che continuiamo a invitarli a firmarlo, quello rientreranno nel pieno della gestione della relazione con la FIA, se non lo vogliono fare la scelta è loro. Devono continuare adesso. Senta, è successo, adesso sono cose molto diverse, però questa mattina ci sono stati, parlavamo prima di immigrazione, 80 morti. Guardi, sono cose che dispiacciono immensamente, sono cose che sono al di fuori della mia... È una cosa che deve gestire Letta, spero che lo faccia. Ovviamente ci sono problemi veri e propri, ci sono tantissimi altri in tutto il mondo, se vuole possiamo fare un elenco di tutte le cose da risolvere. Insomma. Però lei ha vissuto l'emigrazione, quindi ci vuole un atteggiamento diverso rispetto. Sì, dobbiamo dire la verità, l'ho vissuta in una maniera un po' diversa, perché siamo arrivati in condizioni, il nostro punto di partenza era completamente diverso e siamo arrivati in un mondo completamente diverso. Detto se questo, lo shock culturale. Solidarietà. Ci vuole senza dubbio più solidarietà, il problema è che limiti ha questa solidarietà che poi va a impattare sulla gestione del paese, dei problemi che abbiamo qui. Questo è un problema veramente europeo, l'abbiamo già ripetuto parecchie volte che il fatto che abbiamo questa enorme apertura al mare come paese ci rende il punto di entrata in Europa e non soltanto l'Italia, quindi è una cosa che l'Europa non può ignorare, la comunità europea si deve assumere anche le responsabilità, ci deve essere una risposta congiunta insieme all'Italia che riesce, ci dà la possibilità di gestirlo, non possiamo rispondere noi per tutta l'Europa su questo punto. Sulla stabilità di governo vi dà più fiducia per i vostri piani di investimento? Ovviamente, ma anche la serietà del processo di gestione. E quindi su Cassino magari riuscite a... Magari al momento giusto, quando arriverà il momento giusto se ne parlerà. Quando ci racconterete le Alfa anche? Che... Quando vi racconterò delle Alfa, detto Griseria, quando ci racconterete? Senta, non oggi. Il premio l'ho dedicato a tutti i lavoratori Fiat. Ma è vero, è di loro, no? Io vado in giro con maglione nero, ma chi l'ha fatto è stato loro, no? Sono stati loro. Ma in Italia i salari sono un po' troppo bassi. Sono tutte cose che tecnicamente si possono riparare se arrivano a momenti di creazione di benessere per tutti. L'Italia
e la comunità europea adesso per noi rappresenta un punto di perdita, stiamo perdendo, sono 5 anni che perdiamo in Europa, quindi cercare di aumentare i costi quando andiamo nelle direzioni apposta. Ma state perdendo quote di mercato completamente sostanzialmente, perché non alzate, non inseguite gli altri abbassando i prezzi. No, ma guardi, questo, c'è una gara al ribasso, no? Noi abbiamo lanciato tra la 500L e la nuova Panda, sono macchine nuovissime che rappresentano il massimo della tecnologia disponibile nei mercati, svendere quelle macchine là per cercare di inseguire, non vale nemmeno la pena. Quindi, accetterete comunque? No, non l'accetteremo, speriamo questa è una strategia che collettivamente non può continuare per molto, perché crea delle perdite enormi. Ma il fondo del mercato europeo quando è? Guardi, mi hanno domandato, io ero a Londra con degli investitori, la gente che parla che ci sarà un recupero nel 2014, può darsi che ci sia, ma non è niente di significativo, non credo che uno può cambiare l'opinione sull'attività automobilistica europea basata su quelle previsioni. No, abbiamo una grandissima strada da fare, credo che quello che è stato fatto dal punto di vista politico in Italia ieri è una parte essenziale di quel risanamento della struttura europea, ma bisogna andare avanti e farlo. No? Lei non ci può parlare di IPO per ragione di SEC? No, ma io non ho niente da dire sull'IPO, nel senso che noi abbiamo depositato un documento all'IPO e stiamo seguendo la prassi che è richiesta dal mercato americano. Quindi non... Quindi Detroit ci racconterà qualcosa di più? Non ho capito. Quando ci sarà il salone di Detroit a gennaio, si potrà già immaginare che una fase è conclusa oppure saremmo secondo lei ancora in attesa di capire se si arriva? Non lo so. Io, guardi, la prassi, bisogna aspettare due cose. Uno è completare il processo con la SEC che ha i suoi tempi e poi vedere quando c'è l'apertura del mercato della borsa. Questi sono due discorsi separati. Come ho detto, sì, tecnicamente è possibile farlo nel 2014, è quello che mi dicono. Nel 2013, sì. Potenzialmente può andare, può slittare nel primo 14. Ma IPO è stato molto duro nei spy. Io non descriverei i commenti che ha fatto la Fiat, ha fatto la Chrysler nel filing a Dulli, rappresentano lo stato delle relazioni tra la Fiat e la Chrysler, che erano strutturali nell'accordo che è stato firmato nel 2009. E l'alleanza con PSA? Continua ad andare avanti bene, credo. Sono interessati nei nostri prodotti. Andremo quindi avanti oltre il 2019? Sì, credo di sì. Sarebbe veramente... Scusi. Per loro non sarebbe un grande affare uscire. Dottor Maicano, dica. Si è parlato nei giorni scorsi, in discrezioni così, di un possibile fusione tra la stampa e il Corriere. Ma è vero che si vuole... Non ne so assolutamente niente. Non ne so assolutamente nulla? Non ne so assolutamente... No, RCS? Non ne so assolutamente niente. No, RCS continua, il processo di... Capiamo benissimo il processo di RCS, ma di questo discorso qua non ne so niente. Scusi, i target sono ancora raggiungibili? Perché non aspetta la fine del terzo trimestre quando facciamo la conference call? Guardi, sta a giorni, Tommaso, aspetti 2 giorni, cavolo. Lo so che c'è sempre il telefono, un microfono, ma... lo so, anche Dio, guardi. Ma sono in linea, dottor Marchione? No, parliamo alla fine di ottobre.